Grazie Presidente. Sì, la Commissione ha espresso apprezzamento per i risultati conseguiti dal difensore civico regionale nel corso dell'anno che si è appena svolto e ha anche condiviso gli obiettivi proposti rispetto alla difesa civica e al ruolo che potrà continuare a svolgere nell'anno 2013. Va subito detto che la difesa civica, il difensore civico toscano sono ormai un punto di riferimento per tutto l'insieme del sistema nazionale e colgo l'occasione anche a nome della Commissione di rinnovare i complimenti alla nostra Presidente che è stata appunto eletta, la Lucia Franchini è stata eletta anche a vertice del coordinamento nazionale non soltanto per le capacità e la responsabilità ma anche per il programma e le azioni che sono state portate avanti dalla Toscana in questi anni. Io credo che dentro a questa lettura ci stia tutto l'impegno che noi vogliamo continuare a ribadire in continuità con questo processo, consentendo al difensore civico di poter svolgere la sua funzione nel modo più appropriato possibile. Ovviamente significa in questo senso promuovere un'iniziativa a riconoscere il ruolo di garanzia da parte del difensore civico regionale nei confronti e la salvaguardia dei diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di rafforzarne la possibilità di operatività sul territorio, di sostenere e rafforzare l'attività di monitoraggio e di conoscenza del ruolo del difensore civico in Toscana e anche di seguire con maggiore attenzione quelle criticità che sono state osservate, alcune delle quali di un qualche rilievo, che in qualche modo caratterizzeranno, diciamo così, la riflessione anche nei prossimi giorni di questo Consiglio regionale. Mi riferisco alle questioni della bioetica, mi riferisco alle questioni che sono sorte rispetto e rapporti alle funzioni col sistema degli enti pubblici locali, insomma una serie di questioni che naturalmente i consiglieri avranno avuto modo di leggere nell'opuscolo che è stato inviato al Consiglio. Da queste considerazioni, da questo tipo di impostazione, la prima Commissione ha espresso parere favorevole in modo unanime alla proposta avanzata dal difensore civico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Spinelli. Nell'ordine, Presidente Antichi, consigliere Sgherri, prego. Grazie Presidente, mi ricollego brevemente a quanto appena detto dal consigliere Spinelli per confermare l'apprezzamento unanime della Commissione per il lavoro svolto dal difensore civico. Tuttavia l'occasione è propizia per una sia pur breve riflessione sull'attività di questo organo che si sta consolidando come il soggetto titolare delle funzioni della difesa civica in un momento in cui la difesa civica è chiusa per legge e per necessità di bilancio nei singoli comuni e è destinata a esaurirsi con l'esaurirsi delle articolazioni territoriali nelle province. Se osserviamo l'andamento delle pratiche aperte dall'ufficio presso l'ufficio del difensore civico, notiamo che vi è un incremento importante da 1.933 pratiche del 2011 a 2.154 del 2012, peraltro accompagnato da un decremento significativo di una particolare categoria di pratiche che è quella relativa all'utilizzo dei derivati del sangue, quindi di fatto un incremento ancora maggiore se si depurasse, se si tenesse conto di questo decremento, diciamo così, fisiologico naturale. E tuttavia l'aumento del numero di pratiche non si ha nei settori tipici della difesa civica, ovvero quello del controllo sul buon andamento della pubblica amministrazione, ma si ha invece in tre settori che con la pubblica amministrazione hanno a che fare certamente, ma sotto un profilo molto indiretto rispetto a quella che è l'attività istituzionale della pubblica amministrazione stessa.
e parlo del settore relativo alle imposte e sanzioni amministrative, del settore relativo alla sanità, del settore relativo ai servizi pubblici, ovvero tutte quelle manifestazioni in cui il contenzioso non assume tanto il carattere di una doglianza nei confronti di atti amministrativi irregolari o ritenuti vessatori nei confronti del cittadino, ma in cui vi è una posizione di contenzioso vero e proprio tra cittadino e pubblica amministrazione per l'esercizio di diritti, il che è la funzione tipica affidata dall'ordinamento da quando è stato inventato il diritto nei sette colli che stanno intorno, che poi crearono la città di Roma. È la funzione del diritto quella di comporre le controversie tra cittadini e pubblici poteri o privati poteri. Cioè, voglio dire, la difesa civica sta assumendo funzioni surrogatorie della giustizia civile, tributaria in qualche caso e civile negli altri due, servizi pubblici e sanità, il che non va bene. Denuncia un evidente problema di accesso alla giustizia. Presidente Antichi, mi scusi un attimo, io per cortesia, colleghi, potete non ascoltare, ma però avete l'obbligo di far silenzio, prego. Grazie Presidente. Dicevo, evidenzia un problema di accesso alla giustizia al quale non si fa mai abbastanza attenzione. Per esempio, l'abnorme aumento del contributo unificato, cosiddetto, ovvero dei costi che un cittadino deve a prescindere assumersi per avviare una causa anche di modestissime dimensioni, sono tali da scoraggiare i cittadini a rivolgersi al giudice. È questo un bene? Io penso di no, perché se la funzione dello Stato ha una qualche ragione di esistere è proprio quella di essere presidio all'ingiustizia e erogatore di giustizia. Lo Stato nasce ne cives ad arma veniant, anzitutto, non per scoraggiare e diffondere sfiducia nei confronti delle sue istituzioni. Vi sono la questione dei tempi della giustizia, vi è la questione dei costi complessivi e del fatto che la giustizia nella sua fase attuativa dell'esecuzione non è mai pienamente soddisfattiva dei diritti pur consacrati dalle sentenze. Ebbene, questa riflessione è necessaria poiché non si deve mai dimenticare che uno dei cardini della nostra civiltà sta appunto nel fatto che esiste il diritto, la giustizia, un giudice terzo che è organo della società civile e non dello Stato, che dirime le controversie. Ecco, l'unico rammarico nei confronti di una attività del difensore civico che è stata certamente commendevole e che merita di essere sostenuta è che proprio perché il difensore civico è efficace, risponde, rappresenta un punto di riferimento concreto e non costa nulla, sta diventando il surrogato di una giustizia che non risponde, non dà esaurienti e soddisfacenti risposte alle istanze dei cittadini e costa esageratamente. Riflettiamoci, perché su questo fondamento poggia il nostro ordinamento, non soltanto l'ordinamento repubblicano ma l'ordinamento in genere, e se viene meno questo può crollare anche tutto il resto. Grazie. Consigliere Sgherri, prego. Grazie Presidente. Ma un convinto apprezzamento al lavoro svolto dal difensore civico e alla relazione davvero puntuale e preziosa. Puntuale e preziosa perché non è solo la rendicontazione delle vertenze che si sono aperte, ma anche dei suggerimenti a come dopo potremmo e dovremmo intervenire noi. Nelle prime pagine del difensore civico si pone proprio il problema nella prima pagina, quando ci dice che ciò che mi preme qui sottolineare è la vigile attenzione e preoccupazione del legislatore regionale di prevenire e nel caso ricondurre a un comportamento virtuoso quell'amministrazione o quei soggetti erogatori di servizi che vengano meno al loro dettato. E parte dei contenziosi
e dei casi che il difensore civico ha dovuto o si è ritrovato ad aprire e sostenere riguardano delle rigidità di applicazione delle leggi e dei regolamenti che noi stessi ci siamo dati. Questo è davvero un contributo prezioso. L'utilità del difensore civico come della difesa civica come istituto mi sembra ormai unanimemente riconosciuto e consolidato. Qui ora è la qualità e il contributo che invece questo istituto può dare anche all'Assemblea legislativa. E da qui c'è un nuovo capitolo che si apre, quanto questo istituto sia essenziale a difesa del cittadino che in rapporto a servizi e bisogni fondamentali trova dall'altra parte un atteggiamento, tra virgolette, autoritario che profitta ed approfitta della propria debolezza del cittadino. E la soluzione non può certo essere quella dell'avvocato privato, perché saremmo di nuovo in una selezione di chi può permetterselo culturalmente, economicamente, e di chi lo può gestire culturalmente. E allora i casi che ci sottopone come esemplificativi parlano all'Assemblea legislativa e parlano alla Giunta. È il caso delle residenze sanitarie assistite, dove si obbliga, di fatto si impone alla famiglia dell'anziano di sottoscrivere una clausola contrattuale. Non è questo che è richiesto nei contributi che noi riconosciamo, non è questa una delle esigenze, ma le residenze sanitarie per accogliere l'anziano chiedono ed impongono clausole contrattuali in maniera impositiva, come il chiedere una caparra di un mese, quando i casi conosciuti ci dicono che fortunatamente l'anziano ha vissuto per oltre un decennio, quella clausola, quella caparra si è ridotta a poco o nulla ed è stato estremamente difficile ottenerne il rincorso. Anche qui, questo noi come Regione e come Giunta potremmo regolare in maniera trasparente su come avvengono la sottoscrizione, diciamo, di contratti e di oneri. Quindi il secondo punto altrettanto, come si calcola la compartecipazione, come spesso una applicazione burocratica e cartacea e basta dei regolamenti porti a, diciamo, falsare, otturare la situazione economica reale dell'assistito. Allora anche qui ho un suggerimento importante per noi. Ed infine due punti. Io li cito non per la gravità, non è questo l'obiettivo, ma come invito a questa Assemblea di riprenderli nelle commissioni competenti. Uno dei punti più inquietanti, visto che noi Regione facciamo molto e sosteniamo esclusivamente con risorse proprie della Regione, è il contributo per le persone non autosufficienti e nello specifico per le badanti. Ora, anche qui abbiamo dei fondi, questi fondi li diamo ai comuni, i comuni a loro volta con dei criteri li erogano alle famiglie. Le famiglie sulla base di questi soldi, di questo contributo economico, assumono, perché noi chiediamo questo, uno degli obiettivi era l'emersione dal nero, l'emersione da un rapporto quasi di schiavitù con le badanti. Queste persone, queste famiglie assumono la badante. Ecco, non può essere aleatorio così la riduzione del contributo l'anno successivo, perché questo può buttare gamba all'aria la famiglia. Allora anche qui dobbiamo avere una maggiore attenzione. Le difficoltà economiche, la coperta troppo stretta che ci dice rispetto ai bisogni crescenti noi abbiamo
risorse che rischiano di diminuire non può essere scaricata individualmente sulle famiglie. Allora guardate, il tema che la riduzione del contributo una volta stabilito è un tema gravissimo che già esiste nel contributo in conto affitto. Ed infine un invito alla Commissione, tra l'altro alla quale io partecipo, sulla rigidità dei regolamenti sull'acqua. I casi che il difensore ci segnala sono gravissimi. Richieste retroattive di 6-7 anni con un importo per il 90% di qualunque famiglia insostenibile, vanno a cadere i diritti. Non si richiede nulla oltre 5 anni. Non può essere richiesto in un'unica o bisogna aprire un'interlocuzione, perché l'errore sta anche nel soggetto gestore che non ha recapitato i consumi in tempi dovuti. Anche qui io penso, e come il secondo punto sempre sull'acqua che il difensore civico ha risolto bene, ma la cui risoluzione dovrebbe essere scritta nei nuovi regolamenti, riguarda laddove ci siano perdite occulte. Addirittura noi potremmo avere, con una perdita occulta, consigliere Sgherri, per favore, sì, che viene rimborsata e che non dovrebbe, e per la quale non si può chiedere un rimborso se avviene una nuova volta, se avviene nuovamente nell'anno corrente, addirittura una cattiva riparazione ricadrebbe sull'utente. Anche qui quello che ci segnala il difensore civico è accoglibile e noi dobbiamo mettere in condizione il difensore civico che questi casi non si ripresentino al suo ufficio. Congratulazioni sincere al lavoro svolto, non appare sui giornali, siamo poco abituati a vedere le polemiche, lei ce lo aveva detto all'inizio della sua investitura, però se sono diminuiti gli articoli polemici non è diminuita la qualità del suo lavoro. Sincero apprezzamento. Grazie. Prima un minuto, ora se l'è ripreso. Consigliere Sgherri. Prima un minuto, ma ora il tempo se l'è ripreso. Prego. Consigliere Staccioli, prego. Grazie Presidente, io sarò brevissima. Ho letto la relazione, una relazione dove si evince l'efficacia e l'importanza del difensore civico regionale nei confronti dei cittadini e soprattutto dei loro diritti. Credo che bisogna sostenere l'operatività del difensore civico sul territorio. E infatti ho visto che senza spesa alcuna giunta alla Regione è stato aperto, grazie a un accordo con il Comune di Montignoso, una sede distaccata del difensore civico regionale, dove sono stati risolti moltissimi casi, moltissime conciliazioni. In particolar modo, visto che sono state risolte molte conciliazioni relative a Gaia e non solo, all'ente Gaia. Ringrazio in maniera sentita il nostro difensore civico e tra l'altro gli faccio i complimenti perché è diventata coordinatrice nazionale dei difensori civici. Presidente Del Carlo, prego. Sì, grazie Presidente. Io intervengo brevemente e mi associo ai giudizi positivi che vengono dati all'attività del difensore civico, che si dice nella relazione che è aumentata l'attività, c'è un numero di pratiche maggiori dal 2011 al 2012 e questo è anche un po' fisiologico, cioè nel senso che essendo stati soppressi i difensori civici comunali, probabilmente c'è una ripercussione, diciamo, di attività sul difensore civico regionale. Ecco, mi pare che ci sia un aumento del ricorso al difensore civico per quanto riguarda i tributi regionali, il problema del settore, cioè ricorsi nei confronti dei servizi sanitari,
Ecco, io dico questo però, che l'ho ridetto altre volte, lo voglio ripetere, perché cioè il difensore civico, oltre a tutelare i cittadini che subiscono dei torti, a risolvere problemi, è anche un po' il termometro che dimostra cioè come funzionano i servizi nella nostra regione, no? Perché insomma, man mano che aumenta l'attività del difensore civico, significa che qualcuno ne ha bisogno e che quindi ci sono delle disfunzioni nella gestione dei servizi. Ecco, quindi questa parte, diciamo, no, che dimostra appunto, dà un po' la misura di come funzionano i servizi, dovrebbe essere fatta, segnalata, ma sicuramente, ecco, con puntualità anche alla giunta regionale, perché per esempio per quanto riguarda la sanità è chiaro che la segnalazione di casi anche alla giunta regionale, cioè un giudizio complessivo dell'attività del difensore civico, serve anche alla giunta regionale per quanto riguarda, diciamo, una verifica sulla funzionalità dei servizi sanitari. Quindi, ecco, concludendo, dico che man mano che si intensifica l'attività del difensore civico, cioè che si espande anche in termini di controllo dei servizi sul territorio, evidentemente tutto questo, oltre a difendere, a tutelare i cittadini e i loro diritti, serve anche per misurare l'efficienza dei servizi, servizi pubblici locali e servizi anche della sanità. Quindi, cioè nel senso che la giunta regionale oltre al consiglio regionale, poiché il difensore civico è un organo del consiglio regionale, diciamo, però anche la giunta deve essere maggiormente interessata a verificare quello che succede nella tutela dei cittadini per quanto riguarda i servizi della sanità. Grazie. Consigliere Bambagioni, prego. Grazie Presidente. Gli interventi sin qui avuti su questa relazione annuale mi sembra che siano unanimi nel confermare la bontà dell'ufficio del difensore civico e ovviamente anche noi siamo a sottolineare questo aspetto con soddisfazione e riconoscimento a chi ha svolto questo lavoro. Se però vogliamo anche svolgere una funzione che vada un pochino al di là del riconoscimento formale e entri un pochino nel merito, credo che si debba un pochino sentire il richiamo che il Presidente, il Difensore Civico, ci fa in questa nota introduttiva, soprattutto con questo appunto forte richiamo a quello che deve essere l'obiettivo che ci dovremmo porre nella nostra opera, soprattutto legislativa, quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Ora, è evidente che è un concetto molto ampio questo, che riguarda tanti aspetti della nostra pubblica amministrazione. Fa riferimento ad alcuni principi basilari che sono semplici nella sua esplicitazione, sono contenuti nella Costituzione o comunque nei principi fondamentali. Ogni tanto sarebbe bene rileggere, perché i pubblici uffici, dice l'articolo 97 e richiamato dal difensore civico, sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Questo principio è riconfermato nel nostro statuto, nell'articolo 4, dove dice: la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità. Ecco, rispetto a questi principi la sensazione chiara, netta, che abbiamo tutti è che purtroppo siamo lontani dal rispetto di questo principio, perché la stessa relazione evidenzia tanti casi, ma la stessa nostra esperienza quotidiana di pubblici amministratori ci fa vedere quanto nella realtà ci si imbatta spesso in difficoltà continue. Quante volte, ad esempio, un atto dovuto
viene omesso oppure viene immotivatamente ritardato senza nessun motivo se non quello di incorrere in un dipendente pubblico che magari omette o ritarda immotivatamente. Allora io credo che noi dobbiamo trarre da questa relazione quello che possiamo trarre a livello delle nostre responsabilità, cioè un forte richiamo per quanto riguarda gli uffici legislativi e il nostro compito ad una migliore qualità della norma, perché quanto la norma è più chiara, più esplicita, più comprende quello che si vuole andare a fare, quanto è più facile leggerla e creare meno confusione in chi poi la deve applicare. E qui voglio fare un'osservazione sempre propositiva. Credo che le norme e poi la parte applicativa burocratica debbano avere sempre un doppio obiettivo. Da una parte una celerità nell'azione amministrativa, cioè si fa le norme perché queste possano produrre degli effetti positivi in maniera celere, altrimenti l'azione si svilisce per la strada. Dall'altro ovviamente occorre un sistema di controllo che permette di evitare a chi è malintenzionato di approfittare di norme sulla base di inganni. Ecco, io ho la sensazione che ci sia una tendenza diffusa da parte di chi ha questo tipo di responsabilità negli ultimi anni ad alzare molto il sistema dei controlli e a soffocare quello che invece è l'altra necessità della celerità e della chiarezza dell'azione amministrativa. Questo fondamentalmente perché c'è una riduzione nell'assunzione del senso di responsabilità. Cioè io vorrei che si riuscisse a tornare a invertire questa rotta perversa e si riuscisse a tornare ad uno Stato, ad una regione, ad un'istituzione che crede che il cittadino sia un cittadino onesto che opera per il bene proprio della collettività. Non si può sempre partire, quando si va a normare delle situazioni, dal presupposto che il cittadino è presunto colpevole. Perché se si parte da quest'idea si crea tanti e tali cavilli, controlli, controcontrolli, che alla fine di fatto sviliscono l'azione amministrativa. Questo è uno dei nostri problemi. Quindi io vorrei che per quanto riguarda il Consiglio regionale della Toscana noi facessimo tesoro di queste indicazioni e onorassimo nel modo migliore possibile il lavoro del difensore civico attraverso una sensibilizzazione di noi stessi innanzitutto e poi di tutti gli uffici che collaborano alla redazione delle leggi. Questo concetto dovrebbe essere fatto proprio, ecco, io credo che sia anche un problema culturale, riassumere il senso di responsabilità di chi fa le norme e ridare al cittadino la sensazione di essere un presunto innocente e non un presunto colpevole. Ovviamente tutte queste considerazioni vanno a supporto della relazione e quindi esprimo a nome del gruppo PD il nostro voto favorevole. Grazie. Consigliere Lazzari, prego, a seguire il presidente Manneschi, non ho altri iscritti a parlare. Grazie Presidente, due parole solo perché mi sembra giusto anche il nostro gruppo si unisca alle valutazioni unanime di questo Consiglio regionale che già aveva espresso nel voto unanime della nomina del difensore civico una volontà comune e oggi al primo anno e mezzo, secondo anno di attività non possiamo che prendere atto e questa scelta fu una scelta giusta e questo intendimento di tutti noi ha trovato una realizzazione corrispondente a quelli che erano i nostri intendimenti. Quello io mi sento di chiedere al difensore civico, il quale riconosco la sua generosità e la professionalità anche di tutto il personale che lavora con lei che fa parte del suo staff, è oltre, quindi un piccolo sforzo in più, oltre che il lavoro sta facendo, anche alcune segnalazioni specifiche, essendo stata lei prima di me consigliere regionale, affinché alcune cose in cui si imbattono i cittadini e non trovano un ostacolo nella pervicace, caparbia comportamento dell'amministrazione, ma addirittura da una norma che può essere migliorata, da una interpretazione
che noi possiamo dare, insomma, di un qualcosa che si può modificare della norma e dei regolamenti, che siano di nostra competenza o che noi possiamo invitare a modificare, ecco, di iniziare a ragionare non soltanto sul caso concreto da risolvere, ma anche maggiormente sulle modifiche che noi possiamo apportare a monte perché quei casi non si ripetano. Ripeto, quando questi fatti nascono da norme e non naturalmente da comportamenti. Grazie. Bene, allora Manneschi, prego. Grazie Presidente, io scusandomi con l'Aula non starò a ripetere nulla dei concetti che mi paiono espressi coralmente di apprezzamento per questo lavoro, lo ha fatto senz'altro il collega Spinelli nella relazione introduttiva. Dichiaro il voto favorevole del gruppo alla risoluzione accompagnatoria alla relazione. Voglio solo sottolineare un aspetto. Come mette in evidenza la relazione? Crescono domande nei confronti dei gestori di servizi pubblici. E questo da un lato perché sappiamo bene quali sono le condizioni economiche in cui versano le famiglie anche nella nostra regione. Dall'altro perché per l'appunto forse dobbiamo rifocalizzare alcuni aspetti per quello che riguarda la gestione di alcuni servizi dove di pubblico è rimasto ben poco e dove la logica del profitto spesso e volentieri non si accompagna con quella del merito. Quindi, ecco, questa è una mia così semplice riflessione, una frase che poi darà luogo a ulteriori iniziative, perché è evidente che i cittadini non possono essere, come dire, lasciati solo alla necessità di rivolgersi agli organi di seconda istanza, come si dice, occorre un po' azionarsi per prevenire per quanto ci è possibile. Noi sappiamo che sia il difensore civico sia l'altro istituto di garanzia che abbiamo, che è il Corecom, svolgono una funzione egregia in questo senso, anche di intermediazione, di facilitazione a soluzione di controversie, di convincimento nei confronti del gestore del servizio pubblico ad avere un approccio meno formalistico, meno burocratico, più sostanziale. Però credo che la politica e quindi la legge debba intervenire, ci sono già gli strumenti perché ovviamente il codice del consumatore ha introdotto novità e tutele rilevanti. Sappiamo però che le pratiche commerciali affinano le capacità aggressive e di diciamo manipolazione della realtà. Per esempio, una cosa che io trovo sconvolgente è che si consentano ancora oggi tutti questi contratti scritti fitto, 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 dove capite che un anziano di 60-70 anni vedo, l'ho voluta fare così, è chiaro, è una battuta da una battuta perché poi mi ci prendo anche per me, ma dove una persona insomma che ha una certa età non è in grado assolutamente di difendersi. E quando spesso si è posto una firma, il guaio è fatto. È difficile tornare indietro, nel senso che sì, ci sono i modi, i termini, ma anche lì sono termini che la legge indica in modo abbastanza perentorio. Quindi, insomma, credo che questo sia un aspetto che noi come Regione abbiamo il dovere di sollevare. Perché è vero che è un problema che riguarda altre materie che sono a noi estranee, ma il destino dei nostri cittadini non ci è estraneo.
e quindi credo che possiamo sollevarlo. Possiamo sollevarlo proprio nel luogo proprio, la conferenza Stato-Regioni, sollevare il problema proprio di una promozione di una pratica commerciale tutelativa realmente delle fasce deboli della popolazione. Questo non si fa solo con i termini per la revoca e il recesso, non ce la facciamo solo con gli istituti di garanzia, perché gli istituti di garanzia fanno quello che possono, ce la dobbiamo fare cambiando delle regole fondamentali anche nell'approccio civile. E questo è evidente che non è materia della regione, ma la regione può sollevare un problema e mi auguro che questa regione lo possa fare. In questo siamo impegnati, credo che saremo impegnati tutti come consigliere a dare il nostro contributo affinché questo passaggio sia possibile, che la giunta regionale lo svolga nelle sedi competenti. Grazie. Grazie a lei. Naldoni, prego. Grazie Presidente, ma io sono facilitato dall'aver ascoltato già molti colleghi, soprattutto il Presidente Bambagioni, che ha espresso a nome del gruppo anche l'orientamento, e da Marco Spinelli, che ha ben riassunto un sentire collettivo nostro su questo tema. Quindi a me viene soltanto la voglia di intervenire, prendendo poco tempo ai nostri lavori, perché dalla lettura della relazione del difensore civico, soprattutto per quanto riguarda le materie sociali e sanitarie, emerge a mio giudizio un tema che su questo, sulle parti soprattutto sociali, ma anche su quelle sanitarie, dalle istanze che vengono rivolte al difensore civico emerge chiaramente c'è bisogno di mettere ancora profondamente mano dal legislatore nazionale, per quanto di competenza anche da noi, soprattutto sulle questioni di natura sociale, perché si nota come alcuni diritti che sembrano acquisiti e sembrano dover essere costanti nel tempo, poi invece sono soggetti a decisioni altrui, a finanziamenti che cambiano in corso d'anno, con gravi danni per i nostri cittadini. Sottolineo però anche con una certa soddisfazione che il difensore civico, per quanto riguarda le questioni relative alla compartecipazione, fa notare a tutti noi come la sentenza della Corte Costituzionale, la 296 del dicembre scorso, fa finalmente chiarezza su questo, determinando a quel livello, cioè siamo a livello di Corte Costituzionale, la piena legittimità della legge toscana, la 66 del 2008, a legiferare in materia di compartecipazione, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 14. Quindi si stabiliscono nella lettura di questa relazione, per quanto riguarda soprattutto queste materie, un paio di circostanze che io ritengo non debbano essere sottovalutate dal nostro Consiglio regionale, debbano diventare patrimonio della nostra attività e dei lavori della nostra Assemblea. Su questo penso, avendo ascoltato un giudizio positivo dei lavori fatti dal presidente e anche dalle collaboratrici del Presidente, io penso che su questo noi si possa essere soddisfatti e inaugurare anche un percorso da qui in avanti di maggior, come dire, collaborazione e di maggior ascolto anche delle istanze che lì provengono, che non sono semplicemente ubbie di un cittadino che ce l'ha con qualcuno, diventano la spia di un malessere che qualche volta può servire a noi quando è così ben riportato e non strumentalmente utilizzato, per capire quali possono essere all'interno dei nostri sistemi i punti anche appunto puntuali da accogliere e da migliorare. Bene, io non ho altri interventi. Di conseguenza andiamo a mettere in votazione la risoluzione che approva la relazione del difensore civico. Esprime apprezzamento, eccetera, eccetera. Bene. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Approvata all'unanimità.